Buongiorno amici, mi rendo conto che è una vita che non faccio più pillole video. Cosa sono le pillole video? Lo dico per gli ultimi iscritti al canale che magari non ne hanno mai vista una. Le pillole video sono dei mini video di durata di pochi minuti, massimo una decina di minuti, dove tratto un singolo tema, in genere un ingrediente, una strategia o cose di questo genere, che hanno a che fare con l'esca, ma non solo, anche con la tecnica. Ci sono centinaia di pillole video sul canale YouTube The Bait Guru. Andatevele a rivedere perché meritano. Trattano tutti gli ingredienti, dal singolo semolino, agli aromi, al fegato, agli idrolizzati, agli amminoacidi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono dei mini video didattici molto interessanti. Per far ripartire questo format, questo concetto, ho deciso di fare una piccola pillola video che è scaturita da diverse domande abbastanza comuni che ho ricevuto negli ultimi giorni al riguardo dell'attrazione, ok? Questa caratteristica della boilies, dell'esca, che la fa trovare dal pesce e che la fa mangiare dal pesce. Allora, ci sono due tipi di attrazione: l'attrazione olfattiva e l'attrazione gustativa. Odore e gusto, per capirci. Ma odore è un concetto strano sott'acqua, perché non è legato a quello che possiamo pensare col nostro naso, ma a queste molecole idrosolubili che vengono sciolte nell'elemento liquido. Ma ci arriviamo. Allora, due esempi pratici a uso umano, proprio per capirci. Attrazione olfattiva. Entro in panificio per comprare due panini. Hanno appena sfornato i croissant, sento l'odore e ho voglia assolutamente di prendermi anche un croissant e lo compro. Attrazione olfattiva. Attrazione gustativa. Apro un sacchetto di M&M's. Ne mangio una, la assaporo e finisco il sacchetto. Cioè, le voglio tutte. Attrazione di gusto. È importante dare questa definizione perché l'attrazione di gusto è il gusto della boilies, che è dettato per il 90% dagli ingredienti solidi che ho utilizzato per fare il mix. Quindi è il mix che dà il 90% del gusto della boilie. Il restante 10% dipende da alcuni liquidi che hanno forti caratteristiche gustative. Mi viene in mente su tutti gli oli essenziali, che sono l'essenza della pianta, della radice, della foglia, del fiore, del seme, della spezia da cui sono estratti e che con poche gocce caratterizzano tutto il costrutto in maniera piuttosto intensa e duratura. Gli oli essenziali non escono dall'esca, rimangono e vanno a permeare tutte le farine, facendo sì che il gusto sia da inizio a fine della vita operativa di una boilie, che è circa 10-12 ore in acqua. L'attrazione olfattiva nella boilie è data invece al 90% dagli ingredienti liquidi che vado a inserire insieme al mix per costruire la boilie, soprattutto da quelli che presentano una frazione o sono completamente idrosolubili, cioè hanno la possibilità di sciogliersi nell'elemento acqua e quindi veicolare queste molecole aromatiche in giro per il lago, per il fiume. A poche decine di centimetri di distanza dall'esca, ovviamente non a chilometri, come tanti magari pensano, tornando alla favola dello squalo che sente una goccia di sangue a chilometri di distanza, che è una favola anche questa, eh? E quindi queste sostanze idrosolubili sono i principali responsabili del quello che chiameremo l'olfatto dei pesci, che in realtà è un qualcosa di più fisico rispetto all'olfatto dell'essere umano, perché il pesce viene proprio a contatto diretto
con queste molecole che si sono sciolte nell'acqua. Il restante 10% è dato dalle componenti parzialmente solubili che sono presenti anche nel mix. Anche nel mix alcune farine possono avere una piccola parte di solubilità. Mi viene o piccola o grande parte di solubilità. Se sono degli idrolizzati in polvere saranno solubili al 60, 70, 80%. Se sono dei predigeriti saranno solubili al 20, 30, 40, 50%. Comunque ci sono anche lì delle piccole frazioni in grado di uscire dall'esca. Ora, identificate le due attrazioni che io chiamo primarie e secondarie nei miei libri, dove descrivo in maniera molto mirata e precisa questo tipo di stimoli. Individuato questo, quando è importante una e quando è importante l'altra. Partiamo dal gusto. Il gusto è fondamentale in una boilie, sia che la utilizzi per pescate veloci senza pasturare, sia che la utilizzi per preparare i pesci, la posta, con 1, 2, 3, 4, 5, 10 immissioni di alimento, cioè boilies, precedenti alla pescata stessa. Perché è così importante anche in una pescata veloce? Perché non è detto che il pesce mangi per prima l'esca che voi avete attaccato all'amo. Attorno potreste aver pasturato con 5, 6, 7, 10, 15, 20 palline, e l'obiettivo dell'attrazione gustativa è che, assunta la prima, il pesce le voglia mangiare tutte, compresa quella sull'amo. Ora, questa cosa, se io ho solo la pallina sull'amo e uno sbriciolato impalpabile delle boilie attorno, è chiaro che diventa meno importante. In quel caso sarà più importante l'altra attrazione. Se invece pasturo, è fondamentale che il gusto della boilie sia appetibile al pesce, perché me ne posso fregare dell'attrazione olfattiva. Io pasturo un giorno, due giorni, tre giorni, prima o poi il pesce arriverà in contatto con quelle esche, anche perché queste esche da pastura, permanendo molte ore sul fondo del lago, del fiume, si sciolgono, si trasformano, fermentano, liberano comunque delle sostanze idrosolubili che possono portare lì il pesce. Ma il vero vantaggio è che quando il pesce inizia a alimentarsi, sia questa pallina sia fortemente appetibile, e ogni volta che io gliele vado a ridare, il pesce va in cerca sempre in maniera più frenetica. Questo è condizionare un pesce a mangiare una boilie specifica. Mentre me ne posso fregare dell'attrazione quella olfattiva, che è ovviamente fondamentale nella pescata veloce di cui parlavamo prima, perché il pesce deve essere portato molto velocemente sull'esca. E quindi la parte liquida è fondamentale per un'esca che io vado a ideare per la pesca veloce. Vi rimando a un concetto molto bello che si chiama Total Bait. Trovate il capitolo specifico sul mio sito www.sergiotomasella.it, scorrete il menu Total Bait, lì ci sono degli indizi molto interessanti sull'attrazione per la pescata veloce. Ecco quindi che questa boilie deve essere attrattiva, per cui io andrò a fornire poco alimento durante la pescata, ho il mio innesco, poi attorno ci butto qualche boilie e poi magari ci butto lo sbriciolato delle boilie. Quindi queste sostanze idrosolubili dallo sbriciolato si sprigionano ancora prima rispetto che dalla boilie intera, per ovvi motivi, e quindi il pesce è portato, se passa nell'area, a interessarsi al boccone. Il boccone fisicamente è solo la boilie innescata, bam, one shot, one kill, ho preso la carpa che passava. Mentre, come accennavo già prima, è indifferente che un'esca da lunghe pasturazioni sia fortemente attrattiva. In genere, nelle esche da lunghe pasturazioni, si struttura in maniera molto mirata il mix e poi si aggiunge come gusto in termini liquidi solo l'olio essenziale. Questo è quanto. O un olio di pesce magari, ma nei periodi estivi, cioè quando l'acqua è più calda. Quindi un'attrazione fortemente gustativa e basta. Spero di aver sanato i vostri dubbi su attrazione olfattiva, attrazione gustativa. Vi invito a seguire il canale The Bait Guru su YouTube. Iscrivetevi, cliccate la campanella, in questo modo quando pubblico un nuovo video sarete i primi a saperlo. Grazie se avrete voglia di condividere questo video.